strada verso nord, Toscana, e quindi stiamo andando verso Lucca. Oh, wow! Yes! E ci vediamo per bene questa bellissima perla della Toscana. E mentre ci assaporiamo anche i cibi tipici. La sua cucina tipica. Esatto. Quindi se facciamo proprio un vero viaggio turistico, gastronomico. Beh, itinerario sia delle cose da vedere che da mangiare. Quindi pronti che partiamo. Si va a Lucca. Siamo alla pizzeria Itaco. Itaco, qua a Lucca. Davanti a una bellissima chiesa. Sì. Adesso ci. La signora ci dà, ha detto? Cecina. La cecina che è una? È una torta salata fatta con farina di ceci, acqua e sale. Perfetto, tipica di qua, giusto? Tipica di qua, sì. Perfetto. Una specie di farinata, quindi. Prendiamo due fette. Grazie. Ve la scaldo un po'. Sì, grazie. Ah, questa qui. Buonissima, con un pochino di pepe sopra. Perfetto. Sì, sì, va benissimo. Tagliere con salumi e formaggi dell'Alta Garfagnana. Ok. Quindi prendiamo anche questo. Fate un assaggio anche di pepe, allora vi accomodate, ragazzi. Va benissimo. Non possiamo, da sopra. Va bene, va benissimo. Sediamo, sì, dai. Sediamo. Grazie. Allora, mi fa conto, un pochino di pepe dalla... Grazie. Gentilissima cameriera Marcella. Grazie. Ah, sei stata promossa come cameriere? Hai visto? Sei diventata un nuovo cameriere. Vai, la prima ad assaggiare sarà Elisa. Sono pronta ad assaggiare la ceci, una farinata, anche qua del posto. Bella calda, bella buona. Meno male. Buonissima. È il suo momento. Sto a me un morsichino. Hai già iniziato. Eh sì, avevo fatto. Un po' di focaccia, un accompagnamento per il tagliere. Questa è molto cereale con rosmarino. E questa è classica, la nostra focaccia anteglia. Che buona, grazie. La posso mettere qua? Certo, va benissimo. Prego. Che bello. Pure la focaccia? Proprio a... ad abbondare qua, a viziarci. Stupendo. Ti piace? Buonissima. Buonissima, poi non è salatissima. È giusto. Col pepe sta perfetta. Siamo molto affamati e curiosi. Eh sì. Ma adesso ci spappoliamo questo. Sì, sì, tra poco non la vedrete più perché la finirà molto in fretta. Il tagliere con i salumi e i formaggi della Garfagnana. E niente, adesso ci gustiamo tutto. Ci gustiamo e ci... davvero, ci godiamo questo ben di Dio. Eh sì. Guarda che bella, si è tolta pure gli occhiali per vedere meglio giù che mangia. La varietà pazzesca. Tocco. Per almeno a livello estetico pollice famoso, su diremo anche se pollice su. Niente, noi stiamo mangiando qua le persone qui davanti a una chiesa giusto piccolina, una delle tante chiese di Lucca. E voilà, iniziamo da un formaggio e vai. Un pecorino. Ah, il pecorino toscano. Mamma mia. Però lo accompagno con una focaccella. Pensate, perché devo filmare io e guardare le ghiaie? Questa focaccia è davvero buona. Con i semini, sai? Mamma mia. Fai...
guardate cosa fa. Cosa sta facendo? Dove lo stai pucciando? Lo puccio direttamente nel formaggio. Chissà che formaggio è, adesso vediamo se, se riesce a indovinarlo, se riesce a spiegarlo a chi ci sta guardando. Guarda che bella idea. Buonissimo. Ma una specie di stracchino? Sì, esatto, brava. Una crescenza. Brava, è tipo stracchino. Infatti mi sembrava. Ma è buonissimo, è strabuono. Ma è di una bontà, di una cremosità, ragazzi, c'è fuori. Ah, ci ha preso gusto a fare la scarpetta, eh. Questa focaccia è strabuona, ragazzi. Croccante sopra e morbida dentro. Perfetto. Contenti di essere venuti qua. Di esserci seduti, perché noi di solito mangiamo sugli scalini, gradini, o sui marciapiedi. Per terra, in piedi. Perché noi siamo semplici. Un pezzo di focaccia. Strappare un pezzo di focaccia. Aprire la focaccia. Scegliere un salume. Io scelgo una cosa molto leggera. Prende del lardo. Un bel pezzo di lardo. Metterlo qua. Adagiare la parte di sopra della focaccia, oddio. Chiudere con un po' di energia, sentire il crack, e poi mangiare. Io se lo gode. Buono il lardo. Poi prendo un pezzo di pecorino, lo appoggio e poi chiudo la focaccina. Mi sono fatta un panino. Col panino fai vedere solo un languorino. Ora provo la focaccia con l'integrale. Guarda, guarda come mi ruba il brevetto nella mia ricetta. Ma no. Fermo. Dopo. Salame normale, salato. Buonissimo. Va bene così. Qualche col pecorino. Qualcosa di stratosferico. Comunque okay, grazie per averci regalato queste prelibatezze. Altri sapori. Eh sì, dobbiamo tornarci. Grazie! A voi! Grazie! Buona ciao. Ciao! 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 Abbiamo appena ordinato i tordelli di Lucca, piatto tipico. Se voi cercate cosa mangiare a Lucca, il primo risultato che esce primo. Sono i tordelli. Il primo. E quindi noi dobbiamo prendere, dobbiamo provarli. Che sono qui dentro, il locale è aperto dal 1929, uno dei locali più vecchi di Lucca questa. Ma no, abbiamo trovato Madonna, in un locale storico siamo entrati. Storico, nasce proprio come vineria, come antipasteria, poi è stata la prima pizzeria di Lucca, questa qui dal 1962, c'è stata per 27 anni. Sì, sì, sì. La prima pizzeria perché a Lucca facevano solamente i castagnacci e i farinati di cipolla. Ah sì? Lo mise su un napoletano verace di Benedetto esattamente che era onorato, questo fratello si chiama Nera Lucchese. Poi dopodiché sono subentrato io, si chiama Lucanella Lucca Lucca perché eravamo due Lucca, poi sono rimasto da solo e ho riportato un po' la trattoria come era a tempi. Complimenti! Spettacolo! In trattoria faccio sempre la pizza, però insomma la trattoria esiste qui soprattutto è quella fondamentale. Bellissimo! Bellissimo! Facciamo l'unboxing dei tordelli, i famosissimi tordelli di Lucca, i tordelli lucchesi. Lucchese. I tordelli al ragù. Allora, io vi dico solo che appena aperto la confezione è salito su un odorino di... È uscita una svampa. Una svampa di sugo.
Mamma mia. Ci ha dato pure due forchette, guardate che bravo. Adesso io mi appropinco. Sono contento proprio. Mamma mia. Contentissimo. Guarda, fuma ancora. Eh sì, li abbiamo presi proprio qua vicino. Buoni. Sono diversi dai nostri agnolotti, tortellini. Sono molto simili ai nostri agnolotti piemontesi. Mm-hmm. Però sono buoni. Davvero buoni. Me ne mangio ancora uno. Una bella porzione. Ma poi quanto ragù ci ha messo? Sì. No, davvero, poi il ragù è davvero caldo e fresco, è proprio buono. Il prezzo super accettabile, molto buono. Abbiamo pagato per una porzione così da sport 8 euro. Ci sta, fatta sul momento. Fatta sul momento. Una trattoria in centro. Trattoria in centro, locale storico, tra l'altro. Locale storico. Ora devo assaggiare per consigliatissimi, adesso li assaggerà confermare la bontà. Elisa. Sì, hanno il loro sapore, mettiamola così. Sono simili, ma comunque tendono poi a avere, diciamo, la loro firma. Mm-hmm. Assaggio anche un po' di ragù. Il ragù. Buono. È un piacere come va giù. Mi piaci tu. Oh. Buoni. Ha provato anche questo posto, la rustichella. La torta Kobeki. Non vediamo l'ora di mangiarlo. E il buccellato. Che bello. Il buccellato come viene fatto? Che tipo di pane è? Il buccellato è un impasto morbido, e tipo di un pane morbido come fosse quello di patate, però allo stesso tempo è un po' addolcito, non troppo dolce, con un rete anice. Che buono! Wow. Spettacolo, non vediamo l'ora di assaggiarlo. Devi strasciare così, lo sai, questo è difficile. Questo viene soffritta la pietra, la padella con burro, pinolio, feta. Questo aggiunge il pane della crema mollata nel latte, sale, pepe, spezie toscane, prezzemolo, uova, parmigiano, pecorino e zucchero e il pieno, il vetro. Che bomba! La frolla povera con meno burro del normale della frolla, perché è un dolce antichissimo che era di recupero, diciamo. Formaggio aranciata, spettacolo, di erbi di campo. Vediamo l'ora di... Poi, quanto ce l'avete scritto bene? Super precisa. Beh, che brava! Diciamo che è la meglio di questo locale. Ah, sì? Sì, perché è tanti anni che c'è, quindi... Ma è anche la passione. Sì, questa è la passione. E invece il buccellato, hai detto, è fatto pane dolce con uvetta, giusto? Pane dolce, deve essere morbido, bello fresco. Buono anche nei giorni successivi, si usa tostato, serve come colazione, come base per i dolci, c'è anche un piccolo ricettario con diverse ricette, come fosse una cheesecake, metti sotto questo pane qua e poi sopra lo ricordi come ti pare, anche fragole, panna, vino, amarello, insomma. Mamma mia. Wow. Spettacolo. Allora prendiamo queste due e non vediamo l'ora di assaggiarli. È un cereale tipico. Hai detto che la torta di patate è tipica di qua. Sì, giusto? A parte che è tipica nostra, del locale, comunque è una delle tre che facciamo. Una è zucchine, ricotta, uova, parmigiano e pecorino, e l'altra è farro, ricotta, uova, parmigiano e pecorino. Spettacolo. Per fare un cereale tipico della Garfagnana, la zona montana. Bisogna prenderla intera o si può prendere un pezzettino? No, quella puoi prendere il pezzo. Allora prendiamo un pezzettino, dai. Sì. Poi mi sono lasciata prendere, ho preso anche del vin santo, dei cantucci da portare a casa come regalo ai genitori. Guarda che già, brava. Ci sta, è giusto. Grazie. Assaggio in diretta dei cantucci alla mandorla.
Buonissimi. Sono buoni. La frolla è la stessa. Sono stramorbidi rispetto al solito. Cioè la frolla è importante. La tradizione del pane. Una bellissima panetteria. Pane specialità. Spettacolo. Top anche questo posto. Poi abbiamo beccato l'Alberto Angela al femminile della panetteria. Grazie. Ma grazie. Oh, che tesoro. È un tesoro. Grazie mille. La signora come si chiama? Piera. La signora Piera alla panetteria. La maga della panetteria. Sì, la panetteria più simpatica e più gentile del mondo. Grazie. Comunque anche voi ragazzi. Ciao, grazie mille. Grazie a voi. Ciao. Ora dobbiamo fare l'unboxing e mangiare le cose che ci ha dato la panetteria Chifenti, giusto? Sì, la tradizione del pane. Non vediamo l'ora di mangiarlo perché la signora ci ha talmente parlato bene nel dettaglio di tutta sta roba che ormai... Ci ha fatto venire una voglia pazzesca. Assurda. Poi guarda che carino la chiusura del pacco con un adesivo. Le torte di Chifenti Lucca. Oh... Madonna, non vediamo l'ora di mangiare. Ne ha messo uno in ogni cosa. Bello, sembra proprio un pacco regalo. Sì. Io ti regalo del pane. E questa, iniziamo da questa, che è la torta Cobecchi. Si chiama così perché qua ci sono queste punte che sembrano dei becchi. Wow. Bella, eh? E vai, questa ce la dividiamo. Allora, mi sembra di vedere... un pinolo, questa mi sembra uvetta e non mi ricordo che cos'è il verde, vediamo se lo indovino, particolare, sì? Ma dolce o salata? Ma è strano in realtà, perché direi salata, ma anche le uvette che la rendono un po' dolce. È un mix, è una cosa diversa, non ho mai assaggiato qualcosa di simile. Da provare. Da provare. Torta Cobecchi, un successo. Pazzesca. Abbiamo pazzesca davvero finita. Cioè, sembrava grossa, non pensavo di non finirla. Ci ha aperto una voragine e ce l'ha fatta finire tutta in pochi bocconi. Pochi bocconi, anche perché erano proprio bocconi buoni. Una bella particolarità. No, era un contrasto perfetto dolce-salato, proprio mix perfetto. Sì. Grazie Luca per questa specialità. Sì. È ancora Natale, qua si spacchettano ancora regali. E adesso proviamo la... torta di patate. Già. Sì, perché abbiamo letto e scoperto che il pane alle patate è una delle specialità. Siccome non c'era. Non c'era il pane alle patate, ma la signora gentilissima del negozio ci ha consigliato di provare la torta di patate, che la è una fanno. Versione fatta da loro, sempre molto buona, e l'aspetto devo dire che ci ha convinto alla grande. Bello invitante. Adesso l'assaggio vi dico. Il profumo è buono. Madonna. Sotto umida, un po' bagnata. Ragazzi, è come mangiare la purea. Una purea compattata. La purea con dell'albume dentro e magari anche sembra anche un po' un mix con l'insalata russa, ma è buonissima. Che strano. Stranissima, ma buona. Purea torta. Buonissimo. Un altro regalo per me. Questo è il buccellato, un dolce tipico e una sorta di
pane dolce con uvetta e qualcos'altro che non mi ricordo, ma l'ha già detto la signora nel video. Guardate com'è luccicante, tutto dorato sopra. Wow. E ne taglio un pezzetto. Sembra un po' il pan cioccolà. Sì, sembra un pan brioche. Molto soffice. L'interno è pieno di uvetta. È molto consistenza brioche, molto morbido. Buono. Buono. Non è quello zuccherato che esagerato. Ti aspetti. No, no, non è zuccherato. Non è zuccherato, è speziato. Speziato. Mm. Che figata. Sopra è, sembra glassato, liscio, un po' appiccicoso. E dentro, vabbè, c'è l'uvetta. E come ha detto Eli, sembra un po' speziato, si sente. Buonissimo. È come un panettone, però un po' più salato, mettiamolo così. Però buono. Ed ecco di nuovo qua gli eroi di Sempliciar. Sì. Fuori dalle mura di Lucca, ci siamo allontanati dal centro, abbiamo fatto gli assaggi delle ultime cose qua per merenda prima di tornare alla prima nostra base. Prima di partire, e sì. Siamo davvero felici, contenti. Una giornata bellissima, abbiamo visto cose bellissime, abbiamo mangiato cose buonissime, penso che sia la cosa migliore che si possa fare, la combinazione perfetta quando si vede una città nuova. Assaporare, vabbè, ciò che potete vedere di quella città e ovviamente cercare di assaporare anche la città o il posto a livello culinario. Sì. E noi ci siamo tuffati su nei entrambi. I prodotti tipici, ne abbiamo assaggiati tanti, non tutti perché alcuni un po' per mancanza di tempo, un po' perché eravamo fuori stagione, non era il periodo giusto, come per esempio i necci, che sono un prodotto più autunnale, invernale, o anche come la zuppa di farro, non è proprio il periodo migliore per mangiarsi una zuppa, visto che oggi c'è il sole, fa molto caldo. Abbiamo dimenticato anche altre cose. Sì, il baccalà. Sì. Che non sia riuscito anche quello a prenderlo e le rovelline, però sicuramente torneremo un'altra volta per provare tutte queste cose. È anche bene dimenticarsi qualcosa, perché così hai la scusa per tornare, anche perché così voi potete aggiungerle nei commenti, dateci dei suggerimenti, soprattutto dove... voi lucchesi che siete all'ascolto, cercate di aggiungerle tutte qua sotto, suggerirci dove andare a cercarle poi anche i posti volta. Migliori dove andarle a cercare e dove provarli. Sì, giusto è giusto nel viaggio, quando becchi altri viaggiatori, aiutarsi e darsi consigli per migliorare l'esperienza di viaggio. Esatto. E siamo felicissimi. Sì. Quindi mi raccomando, per vedere altre esperienze del genere, iscrivetevi al canale, mettete tanti like, tanti mi piace, tanti commenti, attivate la campanella, le cose belle, anche. Ci fa piacere leggervi. Se speriamo cose belle, ovviamente può succedere ovviamente di avere anche la critica, ma è giusto. Sì. Ci aiuta a migliorare. Che dire, ci vediamo al prossimo video per una nuova esperienza in un'altra città o chissà. Altre curiosità, cose nuove. E dai, alla prossima. Ciao.